Benvenuti all'Ora della Salute. Oggi ci occuperemo del nostro cuore, di come rispettarlo, perché se è vero che al cuore non si comanda, è anche vero che bisogna dargli i giusti input, consigli per far sì che esso funzioni al meglio e più a lungo possibile. Ne parleremo in studio con un medico di medicina generale e con un cardiologo, che è una figura di riferimento che si incontra solitamente quando c'è già qualche problema. Avremo anche il tempo per una ricetta di Marco Bianchi che utilizzerà nel suo piatto degli alimenti che fanno veramente tanto bene al cuore. Ma iniziamo con una storia, la storia di Maurizio che è stato colpito da un grave problema cardiaco ma che l'ha superato attraverso un pronto intervento e delle cure mirate. Maurizio. Si tratta di un infarto, un triplice bypass in extra corporea, abbastanza diciamo brutto, anzi forse uno dei più brutti. È accaduto tutto a ciel sereno perché non c'era nessuna avvisaglia, non c'era niente che lasciasse presagire qualcosa del genere. Io sono uscito come tutte le domeniche a camminare, faccio abbastanza moto e rientro a casa il pomeriggio. Mi metto a vedere la televisione, a un certo punto svengo, sono stato ricoverato, sicché sembrava che fosse una cosa di nulla, c'era qualcosa, ma niente di particolare. Quando mia moglie e mio figlio sono venuti a prendermi, io ho avuto di nuovo un attacco, sono svenuto di nuovo, mi hanno fatto tutti gli accertamenti e in quel momento hanno scoperto che c'era un infarto in corso pesante, mi hanno fatto trasferire d'urgenza al Policlinico Gemelli. Arrivato lì mi hanno fatto tutto quello che era necessario, in realtà ho avuto un altro attacco la notte e mi hanno operato d'urgenza facendo questo tipo di intervento. Da lì ho preso atto e coscienza del mio nuovo stato, ci convivo in maniera normale, anche perché devo dire che da quel periodo io fisicamente mi sento benissimo. Non ho avuto nessun altro tipo di ricadute, niente proprio. Psicologicamente non credo di avere avuto grossi traumi. Sostanzialmente non mi è cambiato molto come tipologia di vita. È una realtà che ti fa guardare in maniera diversa tutto, anche il rapporto con le persone, no? Ti fa sentire un po' più vivo, un po' più umano, ecco, sotto questo aspetto sì. Mia moglie e mia figlia sono quelle che hanno in qualche modo percepito di più, anche mia sorella ovviamente, a cui sono molto legato. Ma mia figlia in particolar modo è rimasta molto traumatizzata in quanto, diciamo, i dati che uscivano dalla camera operatoria erano negativissimi. Ci ho parlato con mia figlia, gli ho detto che in realtà queste sono cose che nella vita capitano e fanno parte del gioco della vita, ci sta, la cosa è molto soggettiva, ognuno la vive, da parte mia cerco sempre di rasserenarla e rassicurarla soprattutto. E lo faccio diciamo, con un grande amore verso loro. Il mio obiettivo è quello di poter invecchiare con mia moglie, nella maniera proprio più naturale e bella che sia, possibile. Professor Schweiger, quello che mi colpisce dalla storia di Maurizio è che lui, tornando semplicemente da una passeggiata, si è seduto sul suo divano a guardare la televisione ed è svenuto. Quindi non ci sono stati dei sintomi particolari o il classico dolore al petto o la percezione del dolore al braccio. Risulta così difficile capire quando può arrivare un infarto. Come riuscire a riconoscerlo? Per prima cosa confermo che la presentazione di questo infarto non è abituale, è anomala, perché di solito l'infarto si presenta con un dolore. In questo caso sembrerebbe un infarto abbastanza esteso, complicato da delle aritmie che hanno causato lo svenimento. Ma per rispondere alla sua domanda, come facciamo a cogliere gli avvertimenti che ci dicono che un infarto può arrivare? Bisogna valutare diversamente in rapporto alla tipologia di soggetto, di paziente che abbiamo davanti. Se io ho davanti una giovane signora come lei, che mi dice: guardi, io ogni tanto avverto un dolore
puntorio qua. Io sono abbastanza tranquillo sul fatto che lei non abbia dei sintomi premonitori dell'infarto. Se viceversa incontro un signore dell'età di quello del filmato che abbiamo visto, del signor Maurizio, che ha la pressione alta, il colesterolo alto, che ha una vita stressante, io valuto anche i piccoli sintomi, i dolori atipici, perché questo soggetto è un soggetto ad alto rischio. Quindi avete già le vostre tipologie, diciamo, predeterminate a seconda della casistica umana che vi è capitato di scorgere. Certo, sapendo di sbagliare comunque, di poter sbagliare. È venuto a trovarci il professor Schweiger, cardiologo e anche past president di Heart Care Foundation, che è una fondazione che oggi si chiama invece più semplicemente Fondazione per il tuo cuore, insieme a Massimo Fusello, direttore pianificazione e sviluppo della Scuola Veneta di Medicina Generale. Dottor Fusello, stiamo parlando di cuore, quindi le domando: le analisi del sangue già servono a darci delle piccole indicazioni su eventuali problematiche cardiovascolari? Nel momento che un paziente viene da lei, che cosa gli consiglia di fare quando intravede qualche problematica di questo tipo? Sì, innanzitutto non solo gli esami fanno capire se uno ha problemi o rischi di malattie cardiovascolari, ma tutta una serie di indagini che possono essere effettuate anche con le semplici domande: il sovrappeso, l'abitudine al fumo, l'alimentazione sregolata, la mancanza di attività fisica. Non sono esami, ma danno un'idea che possa esistere un rischio cardiovascolare. Questo poi va a sommarsi naturalmente alla presenza o meno di malattie tipo il diabete, che da solo già rappresenta un alto rischio cardiovascolare, alla presenza di colesterolo alto o di ipertensione arteriosa o di malattie renale. Oppure infine la possibilità di calcolare attraverso una carta del rischio, chiamiamola così, del progetto cuore, se la persona può sviluppare malattia cardiaca a distanza di una serie di anni. La interrompo un attimo perché c'è una scheda a questo punto che secondo me ci chiarisce le idee anche per quanto riguarda i fattori di rischio. Guardate. Pressione alta, iperglicemia, infarto e ictus sono solo alcuni dei più conosciuti eventi cardiovascolari che colpiscono le persone. L'80% di questi eventi insorgono prima dei 75 anni e si possono prevenire grazie a una dieta corretta e all'attività fisica. Si stima infatti che la sola correzione dello stile di vita consentirebbe una riduzione della mortalità di oltre il 50%. Professor Schweiger, adesso ci siamo chiariti un attimo le idee, ma è bene approfondire quali sono le malattie cardiovascolari e allora quali sono anche i fattori di rischio. Allora, le malattie cardiovascolari sono l'infarto, l'angina pectoris, l'ictus cerebrale e lo scompenso cardiaco, cito solo le più importanti. Io credo che qui sia giusto focalizzare l'attenzione soprattutto sulla cardiopatia ischemica di cuore, e cioè l'angina e l'infarto. C'è uno studio fatto negli Stati Uniti e poi in 52 paesi che ci dice che ci sono 9 variabili molto semplici, misurabili, alcune delle quali ha già detto il mio collega, che giustificano il 90% degli infarti. Quindi l'infarto è prevenibile riducendo questi fattori di rischio. Ma per dare una valutazione in qualche modo numerica del rischio, come varia il rischio in funzione dei vari fattori di rischio che sono presenti, appunto questo studio ha dimostrato che se uno ha il diabete, l'ipertensione, il colesterolo alto e ha un'età avanzata, ha una probabilità di infarto che è 42 volte superiore a un soggetto che non ha questi fattori di rischio. Per rendere l'idea, 42 volte significa confrontare una villetta monopiano con un grattacielo di più di 150 metri. Quindi c'è una grandissima differenza. Cioè, perché l'effetto dei fattori di rischio è un effetto non solo additivo ma moltiplicativo, come dimostra questa statistica. Dottor Fusello, abbiamo visto che Maurizio ce l'ha fatta, è ritornato ad una vita normale con
con la sua famiglia. Che cosa bisogna fare dopo aver avuto operazioni così particolari come quella di Maurizio, che ha avuto un bypass, insomma, per ritornare ad una vita normale, comunque mantenendo la protezione del proprio cuore? Chiaro che aver risolto il problema cardiovascolare come ha risolto Maurizio ha risolto l'episodio. Il problema di fondo rimane in questi pazienti, come anche in quelli che non hanno avuto episodi cardiovascolari ma presentano comunque l'alto rischio cardiovascolare. Allora ricorrere al medico di famiglia, che deve mettere in atto una cosa con un parolone difficile che si chiama empowerment, cioè rafforzare nel paziente la autocura e l'attenzione a corretti stili di vita, a capire perché non deve mangiare i grassi saturi, perché non deve consumare gli zuccheri semplici, cioè aiutare il paziente ad imparare a gestire bene la propria vita è fondamentale per queste persone. Quindi rivolgersi al medico curante per riuscire ad avere questo aiuto, questo sostentamento, secondo me è fondamentale. Non è una figura da sottovalutare il medico di famiglia, insomma ci deve essere un rapporto molto stretto, anche perché è il primo confronto, quello tra virgolette più semplice che si può fare, insomma. Sì, sì. Lei pensi che in un'analisi recentissima fatta su 150.000 pazienti seguiti per 10 anni, si dimostra che le persone ad alto rischio cardiovascolare, mentre una persona normale, cioè considerando i pazienti normali, un medico ha in un anno 7,6 contatti per ogni paziente, per le persone ad alto rischio cardiovascolare sono 27 contatti l'anno di media, quindi vuol dire che comunque questi pazienti fanno riferimento al proprio medico di famiglia. Mentre per quanto riguarda le terapie che vengono somministrate a livello proprio di farmaci, quali sono i farmaci, l'azione che fanno questi farmaci in questi pazienti che hanno queste problematiche cardiovascolari? Ovviamente noi prescindiamo dalla fase acuta, parliamo dei farmaci che bisogna fare dopo. E quelli che sta prendendo Maurizio, diciamo. Esatto, adesso. Quelli che sta prendendo Maurizio. E ci sono quattro classi di farmaci che sono fondamentali e che, se presi correttamente, possono ridurre la mortalità addirittura del 75%. Sembra esagerato, ma alcuni studi dimostrano questo. Comunque la riducono significativamente. Questi gruppi di farmaci sono l'aspirina, semplicissimo, da prendere tutti i giorni, le statine, che sono dei farmaci che abbassano il colesterolo, i beta bloccanti, che sono dei farmaci che possiamo chiamare frenatori del sistema cardiovascolare, e l'ultimo gruppo sono gli ACE inibitori, che in realtà sono indicati soprattutto per coloro che hanno avuto un infarto esteso, perché aiutano il cuore a lavorare meno, essendo dei vasodilatatori. L'importante è che i pazienti continuino a prendere questi farmaci, perché se che un paziente, siano costanti. Esatto, perché se un paziente dice: ma io adesso ho il colesterolo a 140, devo continuare a prenderlo? Assolutamente sì. Soprattutto perché magari si sentono bene, come diceva Maurizio, se non ti senti male, magari ti viene voglia anche di dimenticartene, tra virgolette, di assumere il farmaco. Questo è fondamentale, e qui sta la collaborazione tra il medico di medicina generale e lo specialista, cioè bisogna fare squadra per aiutare il paziente a mantenere la terapia nel tempo, anche se non ha sintomi. Per questo vi abbiamo voluto qui insieme oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi, tornate quando volete. Abbiamo dunque capito che per mantenere il nostro cuore in salute ci vuole un'adeguata condotta di vita, un corretto stile di vita. Ma andiamo a vedere qual è la situazione nel nostro paese, qual è il nostro rapporto con il cibo. Siamo in tanti in sovrappeso? Guardate. Non siamo ancora ai livelli degli Stati Uniti, dove più di una persona su quattro è obesa, ma lo scenario italiano non è comunque confortante. Nel nostro paese ci sono 22 milioni di persone in sovrappeso e 6 milioni di obesi. Ciò equivale a dire che un connazionale su tre è in sovrappeso e uno su 10 è obeso. Quasi un italiano adulto su tre non pratica attività fisica. E più della metà dei bambini si muove meno di quanto dovrebbe fare. Nel frattempo ci ha raggiunto all'ora della salute Leda Gagliuto, cardiologa del Policlinico Gemelli di Roma e docente di cardiologia all'Università Cattolica, sempre a Roma. Professoressa, questi dati, diciamo, non ci fanno allarmare, ma non c'è neanche molto da stare allegri per quanto riguarda il nostro paese. Non siamo pessimi come gli Stati Uniti, ma
siamo su una strada pericolosa. Molto pericolosa. L'obesità è in effetti l'epidemia del nostro millennio. È una malattia cronica degenerativa in costante aumento, influenza anche tutti gli altri fattori di rischio come l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il diabete. È allarmante perché mentre gli altri fattori di rischio sono in riduzione grazie alle campagne di prevenzione, l'obesità è in aumento. È allarmante perché colpisce l'infanzia e il cuore inizia ad ammalarsi già in età infantile. Infatti dicevano bambini che fanno poca attività fisica. Esatto, un bambino su 5 in sovrappeso o obeso. La buona notizia però che è modificabile, quindi è possibile attraverso la corretta alimentazione e l'esercizio fisico contrastare l'obesità. E contrastare l'obesità vuol dire ridurre dell'80% le malattie cardiovascolari e del 90% il diabete. Il punto è che ancora non siamo riusciti a trovare il modo giusto per convincere le persone effettivamente ad adottare corretti stili di vita. E per quanto riguarda l'obesità, bisogna cambiare la testa proprio. Bisogna cambiare la testa e bisogna anche usare un po' di delicatezza, perché quando si parla di alimentazione si è anche nella sfera psichica, quindi soprattutto con gli adolescenti bisogna prestare molta attenzione a non travalicare in altri ambiti. Ma per quanto riguarda le problematiche cardiovascolari, c'è anche una predisposizione ereditaria? Sì, assolutamente sì, c'è una predisposizione ereditaria, per cui chi ha familiari di primo grado che hanno avuto malattie cardiovascolari in età inferiore ai 60 anni è maggiormente predisposto ad avere malattie cardiovascolari. Anche in questo caso una buona notizia: con l'esercizio fisico e la corretta alimentazione si contrasta persino il DNA, quindi si riesce nella metà dei casi a farlo esprimere meglio in modo più sano. E quindi dobbiamo farcelo, cioè mettercelo proprio in testa, perché è indispensabile. Ma invece per quanto riguarda sempre questi problemi, mi conceda il gioco di parole, questi problemi di cuore, c'è una più, possono colpire maggiormente le donne o gli uomini? Ecco, colpiscono maggiormente le donne, che non si sa. Nel 52% dei casi sono colpite le donne e nel 43% dei casi gli uomini. Il problema è che le donne non ne sono consapevoli, per cui non fanno adeguata prevenzione, non riconoscono i sintomi, arrivano tardi a ottenere le cure mediche, di conseguenza la malattia diventa più grave e vengono trattate e curate con farmaci sperimentati negli uomini. Quindi, insomma, questo fa sì che le malattie cardiovascolari delle donne debbano essere sottoposte a una particolare attenzione. Perché attualmente non ci sono, quindi non c'è una tipologia di farmaci che è stata pensata soltanto per casi di problematiche cardiovascolari al femminile? Assolutamente no, e nei trials sono inclusi prevalentemente uomini. E quindi questo fa sì che non è detto, dal momento che la donna non è un uomo in miniatura, ma è un organismo a sé stante, e quindi non è detto che funzionino nello stesso modo. Professoressa, lei lo sa benissimo, quando si parla di dieta, quindi di proteggere il nostro cuore, si parla sempre di un nemico, il colesterolo. Noi siamo andati tra le persone e abbiamo chiesto loro: ma che cos'è il colesterolo? Guardate come ci hanno risposto. Cos'è il colesterolo? Il colesterolo non lo so spiegare, però so che è una brutta malattia, diciamo. Grasso? Grasso. So solo che è una componente che si attacca, diciamo, sulle vene, in modo tale che ostruisce la circolazione, so solo questo. Colesterolo? E come il polistirolo? Il colesterolo è una malattia umana, diciamo. È il sangue, penso. Cos'è il colesterolo? Dopo la pubblicità vi daremo la giusta risposta. Bentornati all'Ora della Salute. Oggi ci stiamo occupando del nostro cuore, perché non è soltanto la sede dei nostri sentimenti, ma anche il motore vero e proprio del nostro corpo, del nostro organismo. In studio con noi abbiamo Leda Gagliuto, cardiologa, e ci ha raggiunto adesso anche Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e ricercatrice presso la Fondazione Umberto Veronesi. Possiamo darci del tu, visto che siamo donne? Assolutamente sì, benissimo. Direi. Elena, visto che prima della pubblicità
Abbiamo chiesto alle persone una definizione di su che cos'è il colesterolo. A te adesso dare la definizione corretta. Sì, ho visto, poverino, questo colesterolo, insomma, demonizzato proprio a 360 gradi. In realtà è una molecola fondamentale per il nostro organismo, il colesterolo. Pensa che entra in gioco nella formazione anche delle membrane cellulari, è una componente abbastanza importante. In più è un precursore di determinate cose, cioè della vitamina D, per esempio, e quindi a livello della nostra pelle viene trasformato, no, con dei processi diventa vitamina D, che sappiamo che è importante per le nostre ossa. E poi è un precursore degli acidi biliari, anche degli ormoni steroidei, il testosterone piuttosto che gli estrogeni. Quindi è fondamentale, tant'è che il nostro organismo lo produce per massima parte, no? Viene prodotto da tutte le nostre cellule, in particolar modo dal fegato. E naturalmente però lo introduciamo anche con l'alimentazione, e se tutto va bene, in teoria il nostro corpo si dovrebbe regolare. Visto così non sembra poi tanto cattivo, un nemico da cui sì, difendersi. Così com'è, e invece, come singola molecola non sembra, in effetti, però come ti dicevo, a volte ci possono essere delle problematiche. La problematica fondamentale è che il nostro colesterolo non si muove da solo nel nostro torrente circolatorio, cioè non è una molecola che si scioglie simile a un grasso, quindi non si scioglie nel nostro sangue, che è più diciamo liquido. Che ha bisogno di un taxi. Ha bisogno di un taxi, bravissima, girare. Più di uno in realtà, ci sono diversi tipi di taxi che può prendere. Allora, dal fegato, dove viene principalmente prodotto, si serve di un taxi che sono delle lipoproteine a bassa densità, le cosiddette LDL, che è poi quello che vediamo sui nostri esami, no? Il colesterolo cattivo. Perché cattivo? Perché quando queste LDL sono troppe, appunto il colesterolo è troppo, sono più soggette a fermarsi nei nostri vasi. Allora là lì fanno magari, danno origine a quella che è la placca aterosclerotica, e quindi possono andare a chiudere un po' il nostro vaso e non far passare bene il sangue. Ma ci sono dei taxi un pochino più favorevoli, che sono le famose HDL, invece colesterolo buono. E quindi è quello che invece dalle arterie porta via il colesterolo e lo riporta al fegato in modo che venga. E quindi, se ho ben capito, l'organismo che sta bene dovrebbe essere in grado da solo di compensare, di creare un equilibrio tra colesterolo buono e colesterolo cattivo. Sì, in realtà l'alimentazione su questo fattore gioca un ruolo abbastanza fondamentale, anche se non è l'unico fattore che gioca un ruolo importante. Professoressa, ma quali sono allora gli accorgimenti che dobbiamo avere per tenere sotto controllo questo colesterolo? Ecco, appunto Elena, giusto appunto, parlava di alimentazione. Utilizziamo il modello della dieta mediterranea, è patrimonio dell'UNESCO, è patrimonio della nostra cultura, ma va conosciuto e adottato integralmente, quindi mangiare pochi grassi animali, frutta, verdura, legumi, farlo piacevolmente anche con un bicchiere di vino rosso, ma alla base della dieta mediterranea c'è l'esercizio fisico, moderato e costante, sono consigliati 150 minuti di esercizio fisico a settimana, e in questo modo neutralizziamo i nemici e potenziamo la squadra vincente per il nostro cuore. Soffermiamoci sull'alimentazione, visto che Marco Bianchi ci ha fatto una vera e propria ricetta per il cuore, con degli alimenti che fanno veramente tanto bene al nostro cuore. Guardate. Oggi prepariamo una ricetta pensata proprio per il nostro cuore, quindi per fare prevenzione cardiovascolare. È una ricetta a base di riso nero che verrà condito con un trito di noci e pomodori secchi e ovviamente scorza e succo di limone. Ho scelto il riso nero perché è un riso particolare, insieme al riso rosso è un riso molto ricco di fibre ed è ricco di sostanze particolari che si chiamano antociani, che permettono proprio di fare prevenzione. Quando scegliamo invece un riso non nero e non rosso, è utile però che sia preferibilmente integrale, perché almeno le fibre presenti nel riso integrale per l'appunto aiutano comunque anche il cuore, perché riescono a controllare anche la risposta glicemica e riescono soprattutto a controllare anche i livelli di colesterolo che circolano nel nostro sangue. Cuociamo e non aggiungiamo sale, mi raccomando. Nel frattempo prepariamo il trito, quindi trito a coltello di pomodori secchi e noci.
Gli italiani sono troppo salati, cioè consumano davvero troppo sale. Il mio modo per invitare tutti a un consumo parsimonioso di sale è proprio quello di trovare ingredienti che abbiano un certo sapore, che regalino una certa sapidità naturale, diciamo, al piatto. Nel nostro caso ho scelto per l'appunto i pomodori secchi perché sono gustosissimi e regalano comunque una sapidità che permetterà proprio di omettere il sale stesso. Il condimento è in parte pronto, occorre aggiungere un pochino di olio extravergine d'oliva e poi succo e scorza del limone. Il limone perché dentro al nostro piatto fa la differenza. Incrementando di vitamina C presente soprattutto nella scorza rispetto che al succo del limone, ecco, abbiamo permesso anche di rendere biodisponibile quello che è il ferro vegetale presente in questo piatto, sia nei pomodori secchi, sia nello stesso riso nero, sia nelle noci. Recuperiamo il nostro riso che nel frattempo si sarà cotto, quindi perfetto, ha assorbito tutta l'acqua. Lo mescoliamo insieme al nostro trito. Perfetto, direi che siamo pronti per impiattare. Aggiungiamo ancora un po' di condimento qua e là. E in ultimo, ancora un pochino di scorza di limone. Ricordiamoci, mi raccomando, quindi di mantenere più pulito e sano possibile il nostro cuore facendo una vera e propria prevenzione quotidiana a tavola. Il nostro piatto deve contenere almeno 2/3 di origine vegetale. Mi raccomando, dieta mediterranea vuol dire anche legumi, e i legumi sono tanto amici del nostro cuore. Ricordiamoci inoltre gli omega 3. Gli omega 3 presenti sia nella frutta secca che nel pesce azzurro. Abbassiamo, riduciamo il più possibile il consumo di carni rosse, soprattutto quelle processate. Attenzione al sale in cucina. Vi ho dato un po' di escamotage, vi ho dato un po' di trucchetti per poter quindi creare in tavola un piatto che faccia davvero bene al nostro cuore. Ecco qua il nostro riso con pomodori secchi e noci, proprio adatto per fare prevenzione cardiovascolare, e il cuore ci ringrazierà davvero. Stuzzicante questa ricettina di Marco Bianchi, proveremo sicuramente a rifarla. Quindi abbiamo capito, riso nero fa bene perché contiene fibre, pomodoro anche, noci pure, tutto a salvaguardia del nostro cuore. E se per caso qualcuno fosse, che ne so, allergico al pomodoro piuttosto che alla noce, Elena, quali sono gli altri cibi che possono aiutarci lo stesso a far stare bene il nostro cuore? Marco ha fatto già una bellissima carrellata, ma diciamo che i vegetali sono una fonte veramente importantissima di antiossidanti, anche perché non dimentichiamo che poi alla fine il cibo entra in gioco non soltanto sull'equilibrio del colesterolo e soprattutto dei taxi che lo trasportano, ecco, ma anche sull'infiammazione e contro i radicali liberi, che sono anche dei nemici delle nostre arterie. Quindi i vegetali sono sicuramente ricchissimi di antiossidanti e di sostanze antinfiammatorie, mirtilli per esempio. Esatto, anche i mirtilli. Alla base comunque capiamo che ci vuole un buon senso, insomma, per quanto riguarda le cose, insomma, anche per quanto riguarda l'alimentazione. Una domanda invece: si sente tanto parlare di questo olio di palma, ma fa bene, fa male? Adesso che nelle merendine, nei biscotti sembra essere stato totalmente tolto. Ma allora, a me viene in mente un esempio, proprio sentendo parlare del pesce azzurro come alternativa, no, alle noci. Questo perché hanno una caratteristica simile, quello di avere grassi poliinsaturi, quindi avere grassi omega 3. E quindi il pesce, nonostante sia un animale, no, ha principalmente i grassi poliinsaturi, che sono grassi buoni, nonostante siamo abituati a pensare il contrario per quanto riguarda i prodotti animali. Ecco, per quanto riguarda l'olio di palma è esattamente il contrario, cioè è un prodotto vegetale che contiene invece la maggior parte di grassi non buoni, quindi di grassi saturi. Ed è, penso che sia un po' quello, no, il motivo fondamentale per cui è stato inizialmente demonizzato. Sì, direi che bisogna semplicemente conoscerlo, perché lui ci stupisce, vegetale, dovrebbe essere buono, il 50% sono grassi saturi. Grassi saturi che però sono anche nel latte, sono anche nelle uova, quindi in tante preparazioni dolciari, anche quelle fatte in casa. Bisogna conoscerlo e usarlo nelle giuste dosi. E soprattutto la dose, come diceva Paracelso, è sempre la dose che fa il veleno. E integrarlo nell'alimentazione globalmente corretta. Io ringrazio Leda Gagliuto ed
Elena Dogliotti per essere state oggi con noi all'Ora della Salute. Tornate a trovarci quando volete. E adesso, nella nostra Casa della Salute, c'è il momento dei libri, le letture. Tra le numerose letture che vogliamo proporvi abbiamo Nutrire il cuore, scritto da Leda Gagliuto, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi oggi, e il nutrizionista Giacinto Miggiano, con alcune ricette molto sfiziose dello chef Heinz Beck. E poi il divulgatore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, che ci ha prima fornito una ricetta, Marco Bianchi, con il libro Io mi voglio bene. E noi qui all'Ora della Salute ci vogliamo bene, sicuramente anche oggi siamo riusciti ad avere un pochino più cura di noi. Io vi ringrazio e vi aspetto sempre la prossima settimana. A presto!